La guerra di Camorra a Napoli, in fuga il killer che ieri al Rione Sanità ha ucciso un capo clan. Napoli, Rione Sanità, che conflitti tra bande criminali hanno trasformato in terreno di guerra senza regole né limiti. Eravamo arrivati a un punto che avevi paura di andare a fare la spesa. A Napoli le chiamano le stese, voce del verbo stendere. Servono a seminare il terrore, a marcare il territorio. Servono a dire qui comandiamo noi. Un proiettile poteva raggiungerti ed era un proiettile magari non destinato a te. 7 gli omicidi dall'inizio di quest'anno, decine le stese. Si spara ovunque contro tutti. La sparatoria in mezzo ai bambini che mangiavano granita, 7 di sera, la via affollata. Gli investigatori non escludono l'inizio di una nuova guerra di camorra. Ci è voluto un martire, purtroppo, per dire basta, per dire non ce la facciamo più. Vogliamo qualcosa di nuovo, di diverso. Vogliamo che le cose cambino. Secondo me la sanità è un po' il simbolo di questa città. È un quartiere nel cuore della città, storico, è una periferia al centro della città. Ed è un pieno di storia, ma è un quartiere che è stato chiuso per 30 anni, come un forte, e che ora sta cercando una sua dimensione, sta cercando un modo per cambiare, per mutare, e per utilizzare tutta la bellezza che c'è in positivo. Vola più sotto! Grazie! Il Rione Sanità era sempre dipinto, e ancora oggi, dipinto sempre con i colori scuri e mai con i colori chiari. Ci trovavamo a provare ad abbattere un muro costituito soprattutto da pregiudizio. È iniziato per gioco. Eravamo lì in Basilica, vedevamo un gruppo di turisti e cominciavamo a raccoglierli e a spiegargli la Basilica e le catacombe di San Gaudioso. È un'ellisse, la forma delle orbite. In quel momento era pura passione. Dire, caro amico, benvenuto a Rione Sanità, questa è Santa Maria della Sanità. Non diciamo che la nostra città non ha i problemi, anzi, ne ha tanti, però ha anche le risorse sulle quali poter immaginare un cammino di autosviluppo. È cambiata la coscienza delle nuove generazioni, completamente, in termini positivo, in termini non assistenzialistici. Faccio io quello che non mi viene dato. C'è una chiesa abbandonata, la prendo. C'è un palazzo che sta cadendo, lo tiro su. C'è una zona del quartiere malfamata, la rendo bella. Quasi 2 anni stiamo dipingendo tutte le pareti del Rione Sanità. E questo è Resistiamo, se scomponete la parola esce il Ti amo finale. Guardate tra uno dei tanti vicoli di Napoli, basta alzare un attimino lo sguardo per ammirare la cupola della Basilica di Santa Maria della Sanità. Anche da questa voglia di riscatto che nasce la cooperativa La Paranza, cioè dalla voglia di raccontare il Rione Sanità non più per i fatti di cronaca nera, ma per le sue bellezze, per la sua storia, per la sua arte e per la sua cultura. Come potete notare, è una cava molto ampia. Ufficialmente nasce nel 1656, quando la più grande epidemia di peste della storia di Napoli devasta la città. Tutto deve essere portato per decreto nell'ultima cava della città di Napoli. Sempre qui, a Rione Sanità, dunque il cimitero delle Fontanelle.
Già nel 600 le nobildonne soprattutto iniziavano a pagare per far dire queste messe per queste anime purganti, affinché la Madonna potesse intercedere presso Dio per recuperare queste anime e portarle al paradiso. Immaginate comunque la fatica che si faceva per adottare un teschio, no? E pulisci il teschio e mettilo sul tovagliolo e mettilo sopra al cuscino di lino nella teca. Mi seguite? E pieni. Bello, aperti, aperti. Ah, sciolti, 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 sciolti. Qui è importante che ci sia un luogo, che ci sia un luogo fisico dove stare, un posto dove trovarsi. In questo quartiere così grande tutti abbiamo fame di luoghi, di luoghi da abitare. Questo posto è una cappella di un orfanotrofio. Noi l'abbiamo trasformato in un teatro, in una chiesa che piano piano è diventato qualcosa di più. È diventato una casa teatrale, una casa della cultura, un teatro di comunità. Perché voglio poesia e concretezza. Razionalmente non vorrei esplodere come esplodo, ma esplodo sempre. Io fondamentalmente sono insicuro. Mi tremano le mani. Dice il medico che non è assolutamente un problema, anzi è carattere. Anzi è forza di carattere, vuol dire che riesci a dimostrare quel che pensi e quel che vuoi dire, quel che provi in qualsiasi momento tramite il tuo corpo. Il nostro progetto punta alla riqualificazione del territorio. Portiamo il mondo intero a visitare il nostro quartiere, il luogo in cui noi siamo nati, in cui noi siamo cresciuti. Dobbiamo provare però a integrare tutti, non solo noi giovani che facciamo parte di questo, perché noi siamo convinti che la bellezza salverà il mondo, ma siamo anche convinti che se restiamo a guardare non ci sarà più nulla da vedere. Inizialmente io gliel'ho proposto io a Mario di fare la regia, non per forza per diventare un regista in futuro, però quando dovrò fare delle performance saprò come muovermi, come fare una cosa. Se dovessi ottenere una giacca, questo è il mio primo spettacolo da aiuto regia. Così va meglio! Lavorando con Mario, pian piano, sì. Vedete, sì, in effetti qua questa cosa si può fare, sì, in effetti anche qui si può fare, quindi pian piano magari sto riuscendo a rubare molte cose da lui. Capito? Mi viene l'ansia. Capito? Dico, guarda là sotto. Guarda quell'angelo lì, per esempio. E poi è un po' l'amministrazione del buon padre di famiglia. Che fai? Paghi il libro al ragazzo che deve fare l'esame e che altrimenti non lo fa perché non c'è il libro? O aggiusti quella macchia d'umidità di tutto il mondo? Io per esempio, quello periodo che stavo incazzato col mondo, con il mio insegnante di teatro, ho detto, senti, guarda, cioè ci capimmo. E mi assegnò un monologo dove io mi dovevo incazzare. E io, tramite questo filtro, ho sfogato la mia rabbia, ma non menando a qualcuno, non sparando. Quindi, se io mi faccio un cuore enorme, e dopo vedo che sul giornale esce sparatoria, questo, però non è che magari fai un articolo, i ragazzi, qui alla sanità c'è un teatro, qui alla sanità c'è l'esplosione delle catacombe di San Gennaro, di San Gaudioso. Quanta roba, quanta cultura. Le persone buone alla sanità sono tipo il 90% o il 95%. Perché si parla sempre di quel 5%? Questa è la cosa che mi fa incazzare.
A Napoli c'è stata ancora un'aggressione da parte di una banda di minorenni picchiati e derubati da una baby gang. Emergenza baby gang, questa è solo la punta di un iceberg. Nel branco la violenza sfocia in bullismo e atti criminali di crudeltà inaudita. Dai 9 ai 12 anni hanno messo su Facebook queste immagini, hanno pistole, tirapugni. Ma hanno sempre la mentalità di un ragazzino. Arturo, 17 anni, accoltellato da coetanei. Arturo viene scelto a caso tra i giovani che camminano in strada. Un ragazzino di 13 anni lo aggancia, un altro di 15 lo blocca e due armati di coltello, rispettivamente di 17 e 15 anni, lo colpiscono 20 volte al torace e alla gola. E trovo mio figlio poggiato riverso su una panchina di un bus in un lago di sangue. Anche lei paura? Io ho molta paura, le confesso. Io chiederò un presidio sotto casa e un'auto che almeno nei prossimi mesi vigili su mio figlio e sulla mia famiglia. Poteva succedere a qualsiasi persona ed è successo a uno del nostro liceo e non è corretto per nessuno. Non dobbiamo avere paura di camminare per la strada. Siamo tutti quanti Arturo! Siamo tutti quanti Arturo! Un giorno questi ragazzi saranno adulti e non posso pensare che io devo camminare per strada pensando che quegli adulti sono quelli che camminano sulla mia stessa strada e che un giorno il mio figlio o chiunque altro deve stare attento a dove mette i piedi. Senza nessuno che li segue, abbandonati a se stessi, incazzati col mondo. Magari sono cresciuti pure senza affetti. Ma un cuore umano quanto può subire prima di cominciare a sfogare? Cioè, tu prova a mettere davanti a quello una strada diversa, prova a dargli dei riferimenti che sono diversi rispetto a quelli che ha sempre visto nel suo vicolo e vedi poi lui cosa sceglie. Allora, mettete qua con la sega, che sapete sarebbe benissimo, e ritagliate tutto. Portate le mazze di qua e iniziate a tagliare. Portate... Che è successo? Scusatemi. Marco, vieni di qua, per favore. No, vieni qua. No, non sta pazzando, perché sta piangendo. No, Marco, vieni di qua un attimo. E perché? Qual è il problema? No, allora non va bene, Marco. No, oggi non andiamo avanti. Ma c'è la carrombra in capo? No, vai e chiedi scusa e torna. Muoviti. Giovanni! Sposto su, No. Per piacere, silenzioso, così non ci disturbo. Già sei al centro. Vuoi la cartella? Chi è che si è svegliato adesso? Sta arrivando? Do naturale. Ah, è do diesis. Era più do naturale che do diesis. Un po' meglio, ma devi essere... Perché hai paura? Allora? Ragazzi, prima di sedervi dovete prendere il leggio o aspettate che qualcuno ve lo porga su un vassoio? Eh? Un, due, tre, quattro. Iniziamo. Piano. Ragazzi, no. Se balla non va bene. Luigi, abbassa un po'. Castello, piano piano. Non scherziamo con questa, non ci facciamo male. Vai, posto. Le spine ci servono. Mettetevi pure vicino a sto coso, sì. Così. Seri, per favore.
calma, prendi due secondi, quando sei pronto parti. Sono giù. Arrivo da lontano, da un paese piccolissimo, da nome difficile, un paese in guerra da sempre. Parlo inglese, francese e italiano. Volevo anche andare in Svizzera per cercare un lavoro. Ma l'hai fatta quasi ricordandolo. È una questione, sai, come ti avevo detto già l'altra volta, che tu comunque vieni da un paese, no? In guerra. Sei stanco, no? Vuoi arrivare alla tua meta, però sai che c'è ancora tanto da fare. Il lavoro educativo è una cosa che riguarda tutti. Dai, andiamo! È un lavoro che spetta a tutta la comunità. La scuola solo non basta, la famiglia solo non basta. Dobbiamo creare più punti attorno ai ragazzi in modo che tutti quanti riusciamo a fare un certo lavoro e a far sviluppare il ragazzo in maniera sana. Giulio, prima! Dai, amato prosciutto! Oh, adesso vieni a forza, dove andiamo? Dove andiamo vicino a Stunir? Qua vediamo il razzismo. Luada va vicino a Stunir, è come se tu dicessi pigliate malattie. Vuoi sapere chi è kill? Vuoi sapere chi è kill? È una cosa del genere, avete operato un po' di napoletano, lo devi imparare. Altrimenti qua pensano che tu sei straniero, sei diverso. E il napoletano serve, e ti serve per sopravvivenza. Le persone hanno paura di... Con questo spettacolo è stato il mio primo spettacolo da regista e da sceneggiatore. E quando faccio teatro, sono molto opinione. Dirigere 11 attori non è facile, non è per niente facile. Due, tre, quattro, uno. Avete capito? La musica è importante per i ragazzi perché veicola il bello, uno strumento non nel senso di strumento musicale, per poter affrontare la vita in posti dove non ci sono modelli positivi. Ma noi da subito, e diciamo che questa è la novità, li facciamo suonare in orchestra. L'orchestra che di per sé è gerarchica, bisogna rispettare delle regole, bisogna rispettare il direttore. Ecco, questo rispettare le regole loro, per loro diventa naturale e diventa anche naturale poi nel resto della vita. Vogliamo che loro crescano con la musica, che loro imparino a non essere banali. Ecco, la musica classica non è una musica banale e quindi gli apre un mondo un po' diverso, non è il solito. Marco, quando ci siamo conosciuti aveva tipo 7-8 anni. Piccolino. Sì, era bello perché poi tenevo orecchini allora. Stavo in prima e in seconda elementare. Lissandro, tu che vuoi fare? Vuoi ascoltare? Capita che i ragazzi presto smettono di andare a scuola. Tu vuoi a scuola? Io non voglio. Non mi sento di dire che sono ragazzi che però non vogliono poi fare niente nella vita, perché lui vuole smettere di andare a scuola, però coltiva magari un'idea, un sogno. Tu sei bravo pure a lavorare questi fatti, no? Mi piace, Sei un ragazzo pieno di potenzialità. Sai suonare, sai cucinare, sai fare il falegname. Quando sto sfavolo, qui si nasce con l'idea di dover rimanere sempre qui. Uno degli obiettivi che si pone il centro è quello di far iniziare magari il ragazzo pure a sognare e a darsi degli obiettivi nella vita. Si spara di notte a Napoli e non da oggi, ma quanto accaduto nelle ultime 24 ore fa temere a che la guerra di Camorra in corso fra vecchie cosche e nuovi clan stia crescendo di intensità. A ritrovarci in mezzo è stato un ragazzo 17enne in piazza Sanità verso le 4 del mattino, è caduto a terra, ferito al torace, inutili soccorsi in ospedale. Un sabato notte l'hanno sparato da là,
e lui è caduto qua a terra. Parliamo di un 17enne ucciso davanti a una chiesa. Gennaro Cesarano, il 17enne che è stato ucciso a Napoli nella notte tra sabato e domenica. Ucciso forse per errore. Jenny, dicono gli amici, giocava a calcio e faceva il volontario in un doposcuola per i più piccoli. Jenny era impegnato in attività di sostegno scolastico in una struttura come questa. Uno di quei ragazzi che stava facendo un percorso di cambiamento è stato fermato. Abbiamo peccato tutti, chiesa compresa, istituzioni, politica, scuola, abbiamo c'è qualcosa che non va con la nostra società. Qui vogliamo restare a lutto fin quando non ci sta una risposta. Il giorno dopo ci fu una fiaccolata spontanea, più o meno erano 3.000 abitanti del Rione Sanità. Qualcuno dipinse uno striscione con la scritta No Camorra. Era tutta una comunità ad esprimere un sentimento di dolore e anche di voglia di riscatto. Ci è voluto un martire, purtroppo, per dire basta, per dire non ce la facciamo più, vogliamo qualcosa di nuovo, di diverso, vogliamo che le cose cambino. E noi abbiamo piantato questo ulivo, segno della pace, della rinascita, della speranza. Sì. Il nostro gruppo è molto eterogeneo. Abbiamo bambini che vengono ad esempio dall'estero, dai paesi sia comunitari ma anche extracomunitari. Ah, devi fare il finale. Sì. Ci sta chi dietro c'ha una famiglia a rotoli, chi invece c'ha una famiglia normale che magari li segue anche troppo, chi viene abbandonato, che sta solo a casa, che fa un po' il papà o la mamma dei fratelli più piccoli. Ecco qui. C'è tanto la nomea della camorra, della violenza, ci sono episodi quasi quotidiani purtroppo di sparatorie, di violenza. Anche infantile, quindi sono molti bambini che purtroppo crescono in queste famiglie. E quindi venire a contatto invece con una realtà che è così magica, no? come entrare in un mondo incantato. Del gioco, quindi poi si rendono conto che è richiesta anche proprio un impegno, una disciplina, una determinazione, una capacità anche di superare dei momenti di crisi, perché vengono. Dacci quelli, no, scusa. Fa, re, fa. Ah, ora vedi, non hai difficoltà a leggere le note, forza. Fermo così, partiamo da qua. Poi da dove sei il terzo dito? Spostando la mano, questa nota viene abbastanza bene, ma tutte le altre poi vengono stonate. Dobbiamo dare modo a questo dito di allungarsi e quindi spingere il più avanti che puoi. Vedrai che dopo un po' di tempo arriverà più lontano, però non devi spostare le dita dietro.
notte in cui è morto gente è stata una notte di fuoco. Hanno sparato più volte. Hanno sparato contro i muri, contro il cielo e contro le persone. Gente non doveva morire. Non era lui il bersaglio. I proiettili dovevano mettere solo paura. Le piante cattive sono state sottovalutate troppo a lungo. Ecco, qui aspetta. Tranquillo. No. Quando è morto Jenny era settembre e faceva ancora caldo. Lui era in piazza come te ora, via tu. Non c'entrava niente con la paura. Era uno di quei semibui. Ma quelli sono arrivati sui motorini e hanno sparato. Uno, due, uno, due, uno, due. Sembriamo soldati. Sembrava soldato, ma funziona. Capito? Okay. Mento! Petto in fuori! Braccio destro con gamba. Braccio destro con gamba destra e braccio sinistro con gamba sinistra. Sembrava soldato. Però funziona. Le chiamano stesi, perché è come se stendesse ne panna per strada. Bravo. Sparano a raffica, senza guardare e senza pensare. Solo a dire che chi ha le armi è il più forte. Ma è potentissimo, ha potere di vita o di morte. In questa piazza, dichiaro tu, quante persone hanno ammazzato? L'ultimo è stato Jenny. E tu là diventi proprio freddo, perché poi riesci a collegare perché c'è quella stato. E dosi da dove vieni? A me interessa la loro spontaneità. E quanti anni hai? Che credimi, la loro spontaneità è la cosa più meravigliosa e secondo me più giusta che gli puoi chiedere. Tu chi sei? Ti chiamo Diego. Perché? Come il grande Diego Armando Maradona. Mio padre quando mi vede sorride perché si ricorda la punizione che segnò Maradona lì dall'area di rigore contro la Juve. Mamma mia, che gol! Che io poi a mio padre non lo vedo mai. Perché io lavoro notte e giorno. Il teatro sì, diciamo che mi ha salvato un po'. Frequentavo un gruppetto di ragazzi. Inizi un po' a trovarti anche in forse delle amicizie, non so se chiamarle sbagliate, però la maggior parte dei miei amici che tra virgolette ho perso sia perché attualmente si trovano in carcere o perché qualcuno purtroppo è morto, ti posso dire che guarda, forse paradossalmente, non ci crederai, ma tutte queste situazioni sono successe nelle ore che io facevo teatro, ti dico la verità. Il patrimonio archeologico è una miniera che in gran parte è nascosta. Abbiamo scoperto parecchie cose, sia qui sia alle catacombe, e speriamo sempre di trovare altre cose. Quindi, come stiamo facendo adesso, continuiamo a scavare ovunque. Il
Noi siamo una cooperativa sociale. Il nostro obiettivo sociale è integrazione al lavoro di persone svantaggiate. Qualcuno è purtroppo, diciamo, si è ritrovato in una fascia svantaggiata, quindi ha vissuto alcuni anni della vita, diciamo, con la testa altrove, faceva altre cose. Viene aiutato dalle persone che ci sono nella cooperativa e man mano fa un percorso di reintegro proprio al lavoro e diciamo, a stare bene con le altre persone, cosa che può risultare difficile in un momento in cui una persona si sente un po' persa, diciamo, con se stessa. Io sono arrivato alla cooperativa uscendo dal carcere, cioè se non trovavo nessuno, cioè la fa sempre quello che facevo prima, perché nessuno mi dava un'opportunità, perché a me mi guardano sempre con l'occhio, dici tu sei delinquente, amo i delinquenti. No, non è così. Cioè tutti possono cambiare nella vita, no? Con il crimine si ottengono molto più soldi, ma è sempre una vita piena di ansia, combattere tutti i giorni, puoi rischiare di essere ammazzato per 100 euro e per 10.000 euro. Cioè voglio campare con quello poco, però buono, la sera andavo a dormire con il pensiero tranquillo, senza che nessuno ne va a bussare, guardi, ansie, la mattina sì. Il cambiamento non te lo fa le persone che ci... Sì, ti danno una mano le persone che tu hai accanto, ma deve partire da te. Perché se non parte da te, tu il cambiamento lo fai. Fatto 80.000 visualizzazioni il video nostro. Come stiamo facendo il sito generale di tutte le catacombe, ho dato come punto di riferimento questo. Ma queste sono delle campagne che abbiamo su web. Domenica 12 abbiamo avuto 26.000 visualizzazioni di questa campagna. Senti, la campagna, se la si resta a guardare non c'è più niente da vedere, la rilanciamo, come facciamo? Io richiamerei quella campagna già fatta. Teniamo in vita il passato, sì. Scopriamo i loro volti e le loro storie. Noi ci mettiamo la faccia. E tu? E poi c'è il primo capitolo su Lello. Tutto quello che noi facciamo sembra essere a volte un piccolo laboratorio. Avere 30, 40, 50 ragazzi che lavorano rispetto al resto dei disoccupati fa male a me che sono parroco. Però farlo fare a dei ragazzi, mettere nelle loro mani delle risorse che possono trasformarsi anche in lavoro, è molto bello. Le occasioni di lavoro sono semplicemente occasioni di speranza. Con questo biglietto vi serve sia per entrare in catacomba che per fare l'aperitivo già dai colleghi da quella parte. Stiamo per iniziare la visita guidata serale alle catacombe di San Gennaro. Più ampia del sud Italia, parliamo di 5.800 metri quadrati di catacomba e il cimitero più antico della città di Napoli. Pensate che furono sepolti qui due santi che sono Agrippino e Gennaro. E gli affreschi che vediamo raffigurati sono del VI secolo. Guardando qui in basso riuscite a vedere il luogo di sepoltura che ha accolto San Gennaro. Tutto il sistema dell'impianto luce è collegato ad un'applicazione
Momentaneamente gli affreschi sono spenti, basta un tocco e andiamo ad accendere gli affreschi. Questo nasce per preservarli ancora di più. Questo impianto fatto da giovani del Rione Sanità valorizza ancora di più, no? Quella che è la bellezza e la forma del sito, perché i corpi illuminanti non sono messi a caso. Quando siamo entrati noi erano luoghi completamente abbandonati. Abbiamo preso questi luoghi e li abbiamo resi fruibili. La prossima volta non aprirò più. Pensate che si è passati da 6.000 ingressi l'anno al 2016 con 80.000 ingressi in un anno. Oggi la cooperativa è costituita da oltre 20 persone e tenete presente che da questa esperienza sono nate altre 15 tra cooperative e associazioni. Quest'anno festeggeremo il 100.000 visitatore, che nel 2006 sembrava un traguardo irraggiungibile. E con questo siamo riusciti a vincere quel pregiudizio, quella paura di entrare nel Rione Sanità. Quindi passate parola, questo è fondamentale. Buona serata, arrivederci. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao, buona serata. Buona serata. Grazie. Mia sorella che è un violoncello, questo qua è di mio fratello che è un contrabbasso, questo qua è il mio violino, qua dorme mio fratello Manuele con gli occhiali, la mia sorella e qua sotto che c'è un altro letto mio fratello, la mamma e papà e io. Ma è meglio che ci dormi tu là sopra piuttosto che al pianoforte? Non ho paura che ci cado. Siete una famiglia di musicisti? Sì. Non vorresti avere più spazio per la tua stanza e sacrificare uno strumento? No. Metterei tutti gli strumenti che avrei. Perché? Perché serve spazio anche ai strumenti, non solo a noi. È come un pezzo del corpo. In senso tipo, il braccio è l'arco e il corpo è il violino, tipo per me. Questo è un pezzo che ho chiamato nella prima sinfonia di Mahler. È il primo pezzo che mi ha fatto appassionare al contrabbasso, perché quando la suono mi fa uscire una parte di me che non conoscevo. Una parte selvatica, però allo stesso tempo che cura i propri dettagli. Ma posso mangiare una patatina? Mi piace tantissimo quando vado a suonare, perché comunque se non ci fosse l'orchestra non penso che sarei a questo punto di esprimermi così tanto, perché io ero molto timido, ero una persona molto chiusa su di me, perché avevo paura di aprirmi. Quando ero piccolo non sapevo l'italiano e non mi sapevo esprimere. Però piano piano ho cominciato a esprimermi, piano piano ho cominciato ad aprirmi alla musica. Suoniamo? Andiamo, dacci il tempo. Perché mai sbagliato?
Non si è mai detto la sanità per una cosa bella nei giornali. La Santé Ensemble sta cercando di far vedere com'è bello la sanità, non è un posto di camorra, ma è un posto di felicità. Vedi? Ci vedi? Quadrami, sta a posto? Lo so. Ti visualizzano, non ti rispondo. Mi piace che i ragazzi quando vengono al centro sane stelle si sentono come a casa. Che facciamo le attività, che festeggiamo il carnevale. E ancora più specificamente? Ma che buono! Claro. Giulia, che ne metti? Oh, ma no, che ne metti al carnevale? Che bello! Sara, da qualcun'altra, Sara. Domani sicuramente mi pitturerò la faccia come ogni anno. Di più del carnevale mi piace che tutti i ragazzi hanno l'occasione di dire quello che pensano. Ti travestirai? Mi travestirò da cameraman. Questo è mio figlio. Come ci fanno i figli? La scienza. Te lo spiegherei, però sei troppo piccolo per sapere i giganteschi dettagli. Sto brutto. Sto brutto. Ciao caro, stammi bene. Alla prossima, ciao. Ciao caro. Ciao Luca. Ciao Luca. È perfetto, non digli a tua mamma che non te la compra più. Oh, ehi, però sai che cosa? Io già avrei. Se non bevo, non vedo niente. Ma qua è tanto. Ho capito, voglio fare a te, perciò la giovane, okay. Ne tengo due. Vabbè, qua c'è sta una lista. Quando si fa uno spettacolo, la lista degli oggetti di scena non si fa, non esiste. Esiste solo la scaletta. Gli oggetti di scena non esiste. Io ve l'ho fatta io perché è la prima volta che fate uno spettacolo, siete bambini e per ricordarvi vi ho scritto tutto. Ma non dovete venire da me, ma questo ci sta, questo ci sta, sono cose vostre. Signora, buonasera. Noi domani e dopodomani abbiamo uno spettacolo. Io so che lei quotidianamente mette l'acqua nei fiori. Io domani qua avrò tutta l'attrezzatura, cavi elettrici. Ok, perché se cola l'acqua, io la roppa candere tengo in un mare. Ascoltatemi, uscite 2 secondi, vi devo dire una cosa e poi iniziamo. Tranquilli, come vi dico sempre, non correte, andate a fare un burdello, in silenzio, vi dovete concentrare. Ok? Giova, inizia lo spettacolo. Non ne fate, ne vai di là e poi dopo tornare di qui in piano chiodo. Bravissimo. Se vi divertite voi, si diverte anche la gente. Se non vi divertite voi e state in ansia, iniziate a correre, non va bene. Forti. Mamma dice che in questo quartiere ci sono tanti semi buoni e qualche seme cattivo, ma per noi è impossibile riconoscerli. I semi sembrano tutti uguali. Quelli quando crescono sappiamo se sono erbe buone o erbe cattive. Io penso che non c'è un obiettivo preciso. E quando è morto Gene era settembre, faceva ancora caldo. Ed era in piazza, proprio come te ora. E piante cattive, sa da fermare quando sono piccoli, non quando sono grandi. Le piante cattive ci sono. E mamma dice che è impossibile estirparle. Bisogna evitarle. Il suo spettacolo parla di un aviatore che ha... per arrivare dal suo paese ha fatto molto. È di quello che accade in mezzo alla sanità, i bambini, purtroppo sì. La mafia, c'è la camorra. Succedono cose che non dovrebbero succedere, come è successo a Jenny. A un certo punto vengono dei ragazzi su motorino. E invece di sparare, non so a chi ora io, però hanno sparato per caso e il colpo è andato a finire
a Jenny. I suoi amici ci misero di dai gli scooter per ripararci e lui non capiva. Non capiva? L'hanno sparato. Qualcuno dice... risponde male a qualcun altro e quell'altro subito dice usa la violenza. Il giorno dopo dice che si presenta con le pistole e succede un casino. Vuol dire che dobbiamo, la sanità dovrebbe quasi cambiare tutto. Indagini a Napoli dopo gli spari di ieri nei vicoli del rione Sanità, colpi di pistola contro la vetrina di una pasticceria. Una stesa, una scorribanda criminale con una sparatoria all'impazzata. Le 7:30 del mattino, la scuola elementare Angiulli aperta. Le mamme che di lì a poco avrebbero accompagnato i bambini nel plesso scolastico. Tre colpi di arma da fuoco contro la vetrina di una delle pasticcerie più famose di Napoli, Poppella. Forse una intimidazione del racket delle estorsioni. Deluso di quello che è accaduto. Che è successo? Basta. Voi siete un simbolo qua alla sanità, lo sai, no? Non mi dire niente, allora, ho detto no a tutti, non mi dire niente. Là ti viene il momento di sconforto, perché poi dici, caspita, sto lavorando per questo, mi basta una sola di queste cose e mi fa andare tutto quello che io ho fatto, magari accantonato per mettere in mostra la malavita, la camorra, lo spaccio, le stese. Non sono arrabbiata, mi dispiace perché non riescono a capire. Io non mi credevo proprio che erano sparato nel mio locale, perché avevo sentito solo gli spari. E dopo mi sono reso conto che avevano sparato all'interno, sia nelle mie vetrine che nel locale. Volevo sciogliermi, ti dico la verità, però ho visto che il mio quartiere è stato vicino a me. Allora ho insistito a crescere ancora. E fra qualche giorno nascerà un nuovo locale. Qua diventa il punto vendita nuovo. La grande! Questo perché amo stare qua. Ma se noi non amo... possiamo andare no, altrove. Ti dico la verità, perché non riesco neanche a andarmene di casa. Ho ristrutturato pure casa. Io oggi non c'ho più paura. Prima avevo paura. Sono ma che sai che cosa paradossalmente se uno non denuncia, se non vengono fuori le cose, non puoi essere tutelato. Questo si chiama il proiettile. È nato quando mi è successo quella cosa brutta che ti ho raccontato prima. Proprio per dire Ciro Poppella da qua non si muove. Forse noi siamo visti come quelli deboli, no? Quelli che scelgono la strada legale. Però forse i deboli non siamo noi quando poi li arrestano. E allora non resta che ripartire da zero e continui a lavorare. Non ti fai abbattere dalle cose che succedono. Io penso che non tutti diventeranno adulti, ma tutti sono stati e sono bambini. E quando ascolto le storie anche di adulti, che sono storie di dolore, vedi sempre che c'è un bambino che ha sofferto spesso. Io da quando sono alla sanità ho imparato forse a fare anche un po' meglio il prete, perché è un quartiere che mi ha insegnato a non giudicare nessuno, perché qui nessuno giudica un altro. Sempre. Buona giornata. Buongiorno. Siamo pronti? Qui alla sanità ho imparato che nessuno è mai escluso e che l'altro, anche se è diverso da me, è mio fratello. Qui ho imparato che i rapporti tra le persone sono così profondi che possono sussistere nel bene e nel male in maniera viscerale, forte, fraterna. Qui l'umanesimo o diventa umanità o muore. Vi protegga il Signore dal suo santuario,
da Sion vi sostenga, compia i desideri del vostro cuore e confermi il vostro proposito. Questo fare, questa attività che c'è anche da parte delle associazioni, organizzazioni, fanno vivere a Rione Sanità un vento nuovo. Si sta opponendo all'inevitabile e l'imprevedibile. Possiamo fare una pausa? È commovente la bellezza, no? Io ci lavoro quasi tutti i giorni, però io ho sempre questo impatto, questo abbraccio, no? Quando vedi la bellezza, vedi come una sorta di raggio di luce in una stanza buia. Lui è l'aviatore, non conosce la sanità, siete voi i protagonisti che gli fate vivere questa magia. Quella luce comincia a prenderti e magari ti trova anche pronto a essere tu stesso oggetto di quella luce del cambiamento. 1, 2, 3, beta, 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 beta! Di fronte a te vedi la più antica immagine presente della Madonna in Campania. Da lì arriva tutto, il nome Sanità, il nome alla Basilica, il nome all'immagine stessa. Si narra che al toccare di quest'immagine la gente sanava, quello che speriamo noi oggi, no? Finalmente è il momento di farli esibire. Sono in fibrillazione tutti quanti, anche noi con loro. È la prima volta che suonate fuori dalla sanità? Con i piccolini sì. E questo fare, piano piano, sta cambiando le mentalità. Sta seminando la speranza. E che fa caro? Ma mi capito? Mi capito? Non puoi me? Si proprio una mappina. Si proprio. Oh, andiamo. Non dobbiamo. Eh beh, non si chiude a foto, tra musica. Eh beh, vuoi essere con me? Sai, Gre, io le sicuro venire con tutto il cuore, però si torna tardi a casa, che la mamma fa? No, peccato. Non deve essere l'occasione giusta per te. Soprattutto mangi tuo papà. E voltiamo decisamente pagina. Incontro in curia a Napoli tra il cardinale Ravasi e l'arcivescovo Sepe per discutere dei proventi delle catacombe di San Gennaro. Ha fatto discutere la richiesta del Vaticano di ottenere la metà di quanto incassato. Grazie. Con gli introiti sono state assunte 34 guide e 16 persone che curano la pulizia e la manutenzione della struttura. Risorse che sono state puntualmente reinvestite per rendere interamente fruibili i 6.000 metri quadrati delle catacombe. Buongiorno. Alle catacombe dobbiamo andare. Chi gestisce le catacombe in Italia, secondo una convenzione, deve dare il 50% degli introiti al Vaticano. E noi fino ad oggi eravamo stati dispensati da farlo per il valore del progetto sociale e per gli investimenti privati effettuati all'interno del sito.
ma oggi a quanto pare sembra che tutto deve cambiare e che per Napoli non devono essere fatte più eccezioni. È un lavoro straordinario, è curato così bene, che l'hanno trasformato. Ma cavoli, allora come si fa a imporre il 50% a questi ragazzi? Vuol dire che devono chiudere. Voli. La preoccupazione parte dal dato economico, cioè una rivendicazione del 50% sulla biglietteria delle catacombe significa ridimensionare completamente questa impresa sociale che in 12 anni ha costruito tanto. Tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto anche protetti da una chiesa nella quale noi ci riconosciamo. E invece oggi c'è una parte di chiesa che non ha compreso veramente tutto quello che stiamo facendo. Buongiorno, auguri. Ma perché Valenzi si è fatto bene? Quando è pronta la tavola, l'ho pulita, non ci può andare a mangiare. Però quando ci siamo a mangiare, ci sono andati a fatto lì. È così. Passare da 8.000 a 130.000 visitatori, ma mica si fa così. In un niente. Tutti lavorano, trattori, macellari, salumeri, tutto qua. E lavorano tanti, tante famiglie. A prescindere dalle catacombe, o no? È un quartiere sta crescendo. Domenica mattina e camisa era panico. Oh, panico! Molti ci stanno chiedendo se è il caso di scendere in piazza. Ovviamente li stiamo fermando perché noi stiamo chiedendo un tavolo, un momento di dialogo. In seguito agli eventi degli ultimi giorni, ritengo opportuno condividere con voi una lettera personale ricevuta da Sua Eminenza il Cardinale Ravasi e mostra in maniera chiara il suo apprezzamento nei confronti dell'operato della cooperativa. Da questa lettera si evince che c'è piena sintonia tra Napoli e Roma. Chi sta avvelenando? Questa sintonia. L'ipotizzare che Don Antonio può essere rimosso dalla direzione delle catacombe di Napoli ti fa dire: allora io della vita non ho capito niente. Perché se Don Antonio viene rimosso dalla direzione di un qualcosa che è esemplare e che fino ad oggi si è comportato in modo straordinario, io non ho capito nulla. Non ho capito niente né della Chiesa, né di chi sono io, né di cosa ho fatto in 12 anni. Non ho capito nulla. La prima volta che mi capita che quando mi chiedete ma cosa pensi di questa brochure, io non riesco proprio a mi concentrare, diciamo, che visto che in tutto diamo il cuore, mo il cuore sta un attimo su un altro piano. Si aspetta di fatto un comunicato dalla Santa Sede che metta pace, diciamo, a tutto questo. E un'altra mossa, che è una lettera scritta e consegnata direttamente a Papa Francesco dalla cooperativa La Paranza. E forse io la vedo nera, ma nessuno la può vedere così chiara questa storia. E noi che fa Cooperazione San Gennaro? Che fa Mario Cappelle in questa storia? Continuiamo a stare buoni. Io penso che sia molto pericoloso quello che sta succedendo e secondo me un martire ci deve stare. Napoli non ha avuto mai martiri, è storico, è storia. Non aspettiamo che il guaio sia fatto per dire se avessimo agito, ma agiamo prima. Cioè noi siamo invasi da gente che dice diteci quello che amma fa, perché noi dobbiamo difendere. La disobbedienza civile, la resistenza non violenta, esistono delle forme. Noi siamo molto ottimisti, ma anche perché fedeli a qualcosa e a qualcuno, innanzitutto a Cristo. Però il mondo, la Chiesa è fatta di uomini, la Chiesa andrà avanti, nonostante i giornalisti, qualche decisione verrà presa. E io dico, facciamo una veglia tutti quattro insieme. Preghiera. Un momento di preghiera. Eminenza. Soddisfare quella richiesta significherebbe la fine degli investimenti sul sito e metterebbe in pericolo gli stessi posti di lavoro e la vita della cooperativa. La preghiamo, Eminenza, spieghi alla Commissione Pontificia quanto possa essere ingiusto e doloroso applicare pedissequamente una norma che distrugge i sogni di un quartiere e calpesta le speranze e il futuro dei suoi giovani.
è importante che ci siano i piccolini. Prendete lo strumento, le parti e venite. Ha detto mamma che ti ha visto sciupato, ti ha visto un poco dimagrito. Io vedo bene. Io la devo ringraziare. Buona perché gelato. Mio nipote ha trovato una strada d'amore. Santissima, dove eri? Okay. E non lo so, qualche ha cambiato la scheletra 45 volte, non ti muovere da qua, siedi. Bien. Tosti. Se siete qui è perché sapete che non stiamo vivendo un momento molto facile. Crediamo che la bellezza salverà il mondo ed è per questo che stasera abbiamo deciso di darle voce. Utopia, dicono tutti. Ciò che succede qui non succede in nessun posto. In breve, sanità è utopia. Padre Antonio parla poco, ma le sue parole sono come granelli di sabbia dorata da conservare. Le catacombe sono il mio pulsante di stop. Lì ci sono la fatica e la cura dei miei ragazzi. La promozione della giustizia interpella anche la gestione dei beni della Chiesa. I giovani si sentono a casa in una Chiesa dove l'economia e la finanza sono vissute nella trasparenza e nella coerenza. Stasera l'unica parola che può sintetizzare tutto, dall'inizio alla fine, è una sola: speranza. È iniziato un cammino che niente e nessuno potranno mai fermare. Perché abbiamo un cuore pieno di speranza. Nessuno ce la ruba e nessuno se ne prende nemmeno il 50%. Va bene? Ne abbiamo. Per resistere a Napoli abbiamo bisogno del 100% di speranza. Chiudiamo con la musica, maestro? Che quando mi vide un grifo come una gatta, non è che t'accio fatta che non mi può vedere. Io t'accio amata tanto, si t'ama tu lo sai, io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Ciro! Mario! Camminiamo insieme, mamma! La notte tutta dormono, ma io che può dormire, pensando a nenna mia, ma senta scivoli. Li quarti d'ora sonano, a una, a due, a tre, io ti voglio ben assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio ben assai, ma tu non pensa a me. Piano piano, ok. Ma la c'è mamma di Gesù Cristo. Ci riposiamo un po'.